mi ritrovo ancora lettere di chi, impattando in uno dei miei video di fisica, in cui parlo della fisica modea, non ha ancora capito che il ciclo 10, cui io mi riferisco, non è un ente astratto, è quanto di più concreto e definito possa esistere, definito dalla fisica. Se nel finire del 1700 l'Accademia francese delle scienze, trovandosi ad avere tutte unità di misura che erano scollegate rispetto al ciclo della matematica decimale che noi usiamo, volle che venissero adottate anche unità costituite proprio dall'assoluto rispetto del ciclo 10. Ecco che il ciclo 10 cessa di essere una cosa così, ma diventa veramente il ciclo della presenza. Voi tutti sapete che cosa sia il presente. È tutto quello che è contenuto in questo cosiddetto attimo fuggente. Il presente non è quello che era presente ieri o anche solo un minuto secondo fa o un giorno fa o non ancora domani o non ancora tra un minuto secondo o un minuto primo o un'ora. Tutti quanti voi certamente avete consapevolezza di che cosa sia il presente, ma non avete ancora fatto lo sforzo per quantificarlo, perché sembra che esso sfugga proprio al calcolo. Che cosa dura questo attimo fuggente? È secondo una durata? E se è secondo una durata, come succede in tutte le durate, può essere misurato? Ecco, in che modo, se noi usiamo la matematica decimale, in che modo dovremmo misurarlo in modo perfetto? I francesi risposero con unità che giacciono nel sistema decimale e vollero che fossero determinate queste unità. Unità di che cosa? Della lunghezza. Fino ad allora esisteva la yarda, il piede e tante altre misure che erano così, basate su convenzioni, il pollice e altre misure da sempre erano esistite, dimensionate in maniera precisa, ma con dei numeri che non esistevano nel ciclo 10 che l'unità ha in matematica. Pensarono che fosse necessario fissare una unità di lunghezza che fosse dimensionata come 1. E in base a che cosa poteva essere dimensionata 1? In base alla lunghezza del presente. Presente in che termini? In che modo noi possiamo calcolare quanto sia lunga la presenza? Con riferimento al nostro mondo, il nostro mondo intero è la Terra, la quale Terra è più o meno una sfera che ruota liberamente intorno al suo asse impiegando un giorno, e quindi noi abbiamo intanto la conoscenza di un ciclo intero di questa presenza della Terra, che è presente per un giro esatto intorno al suo asse. Ecco,
Quindi la necessità di usare per calcolare la lunghezza proprio le dimensioni in lunghezza della Terra. Ora, in che modo la lunghezza può essere riferita alla Terra? In che modo, se non attraverso quella idealizzazione della massa della Terra come una perfetta sfera e come quella circonferenza che è l'unica lunghezza che veramente può descrivere una sfera se gira simultaneamente lungo il suo asse e così facendo, diciamo, carota una sfera. Quindi la sfera deriva dalla lunghezza del meridiano che, girando in questi termini qui, finisce per includere la sfera. Quindi la lunghezza di riferimento legata al nostro pianeta era la lunghezza del meridiano. A quanto bisognava ridurre questa lunghezza? Pensarono che, visto che noi abbiamo tre dimensioni di spazio e una di tempo, ma non la configurarono in questi termini di spazio e tempo. Questo ragionamento allora non esisteva ancora, ma c'era la trigonometria, che è una scienza che dimensiona le lunghezze di seno e coseno sulla base degli angoli. E in questa scienza il periodo intero di un angolo giro si divideva esattamente in quattro parti uguali, che la trigonometria chiama quadranti, e tutte le relazioni che esistevano nel primo quadrante di 90 gradi poi si ripetevano pari pari nel secondo quadrante, nel terzo quadrante e nel quarto. L'unica variazione riguardava il segno. Le quantità erano sempre quelle, ma cambiava tra il primo quadrante e il secondo il segno, e così via tra il secondo e il terzo, tra il terzo e il quarto. Di conseguenza, poggiandosi sulla trigonometria e sui quattro quadranti, capirono che era l'arco esistente intorno all'angolo retto il tempo unitario di questa variazione, che poi variava solo nel segno. E quindi dissero: se noi vogliamo dare alla lunghezza della circonferenza un numero esatto, dobbiamo intanto chiamarla 4, come i quattro quadranti, i quattro archi che esistono in ogni quadrante retto. Ma fecero una cosa ancora più elementare. Dissero che il tempo, ossia quello spazio in cui tutte le relazioni seno, coseno, tangente, cotangente, eccetera, erano legate solo alla variazione di 90 gradi e quindi a un quarto. Quindi la presenza andava riferita a un quarto nella sua gamma di variazioni, a un quarto di angolo giro. E quindi dissero: dobbiamo considerare uno quell'arco che esiste tra due angoli, che sono tra due assi che sono ad angolo retto, e ritagliano in quattro parti quattro quadranti retti. E così via arrivarono a dire: quell'arco lo dobbiamo porre uno. Ma uno in che modi? Se noi vogliamo riferirlo alla massa della Terra, deve essere un quadrante che è una lunghezza di massa. E allora immaginarono che lo spazio fosse
nel suo ciclo intero della lunghezza il ciclo di 10 unità decime, proprio come accade nel ciclo 10. C'è uno che compie il suo ciclo aggiungendo altri 9 valori 1. E così fecero. Immaginarono che il valore unitario della massa, ossia della quantità, era un decimo del ciclo 10. Ed era proprio quello su cui dovevano organizzare tutte le unità. Quindi, come arrivarono al metro? Dissero che l'arco che noi dobbiamo porre uguale a 1, intanto lo dobbiamo computare in masse unitarie. E poi, avvalendoci del ciclo 10 lineare della massa, dobbiamo computarlo come 10 elevato a 10 masse, decime tutte affiancate. E quindi realizzarono che bisognava partire da questo arco che fosse 10 elevato a 10 masse unitarie affiancate, ossia decimetri cubi, e chiamarono decimetro quella quantità lineare che era l'unità di un ciclo intero che doveva essere chiamato metro. Ed era da definire, e lo stiamo definendo, perché dunque l'arco doveva essere in numero di masse 10 elevato a 10. Poi dissero, va bene, e adesso prendiamo tutte queste masse, che le abbiamo messe tutte in fila, e accorpiamole, in modo che siano non l'accostamento di un decimo uno all'altro, ma che siano metri cubi accostati l'uno all'altro. In un metro cubo, il cui lato è 10 decimetri, i decimetri cubi contenuti erano 1000. Quindi divisero quell'arco che era stato definito come 10 elevato a 10 decimetri cubi, lo trasformarono in quantità di metri cubi affiancati, facendo semplicemente questo calcolo. 10 elevato a 10, ossia 10 miliardi, diviso 1000, 10 elevato a 7. Quindi 10 elevato a 7 è 10 milioni. E essendo metri cubi, sarebbero stati come metri cubi affiancati lunghi 10 elevato a 7, che erano sì una lunghezza, ma una lunghezza riferita a metri cubi, perché essendo una lunghezza di 10 milioni di metri, la sezione era un metro quadrato. Quindi un metro quadrato moltiplicato 10 elevato a 7 metri lineari, mentre sono 10 milioni di metri lineari, sono anche 10 milioni di metri cubi. E quindi ecco l'aggancio tra metro lineare e metro cubo. Hanno lo stesso numero perché sono una sequenza di metri cubi affiancati per una lunghezza pari al volume, essendo la superficie unitaria. Quindi tutto il meridiano doveva essere 40 milioni di metri in lunghezza e anche 40 milioni di metri cubi. Ecco in che modo hanno ottenuto poi il metro, perché il metro doveva essere quello che era il valore inverso. Se il meridiano era unitario grazie a 40 milioni di metri lineari e cubi, un metro lineare in lunghezza
era un 40 milionesimo del meridiano terrestre. E così è stata definita la lunghezza del metro. Io immediatamente a questo punto mi ritrovo tanti studenti di fisica che mi dicono: non è vero, non è questo il metro. Il metro è la lunghezza percorsa dalla luce in questo tempo qui. E costoro non capiscono che la lunghezza percorsa in questo tempo qui è la lunghezza di quel metro lì. Perché l'hanno definita grazie alla velocità della luce, ma la lunghezza misurata nel tempo impiegato dalla luce a percorrerla resta sempre un 40 milionesimo della circonferenza che racchiude una perfetta sfera della Terra. Il criterio ideale di questo calcolo si riferisce a una Terra che è perfettamente sferica, ma una massa ruota indipendentemente dalla sua forma, in sostanza attorno al suo baricentro. Di conseguenza, anche se questa sfera da imperfetta è resa perfetta, noi otteniamo un metro perfetto, perché ha preso la massa della Terra, che è un po' imperfetta perché non è una sfera perfetta, ha una forma spanciata grazie alla rotazione. Il valore dell'equatore e della nel maggiore cerchio che esiste quando si va a carotare la Terra per così e otteniamo i poli, poi in mezzo c'è l'equatore e poi c'è l'altro polo. L'equatore, grazie alla rotazione della Terra, si spancia, è più grande di quanto non sia il meridiano. Per questo presero il meridiano, perché il meridiano più o meno aveva sempre questo spanciamento dell'equatore, quindi era quello che conteneva un po' in lunghezza anche la forma spanciata. E non commisero errori. Di conseguenza, quando noi arriviamo al metro in questi termini qui, su che base lo abbiamo determinato? Sulle quattro dimensioni, tre di spazio e una di tempo, poggiate su 10 elevato a 10 masse unitarie. E vedete in che modo il metro è stato riferito alla massa 10? Quindi il metro, così come è stato ottenuto, si riferisce in modo perfetto a un ciclo 10, che mentre è 10 in numero, ha come il padre di quel numero quella potenza 10 elevato a 10 che è osservata in modo uguale e contrario attraverso il logaritmo decimale di 10 elevato a 10. E quindi il metro è stato dimensionato in relazione alla perfetta esistenza della Terra, espressa nella sua lunghezza ideale, quella che idealmente circoscrive la massa. Il secondo è stato riferito in modo perfetto a un giorno, ma calcolato esso pure nel rispetto del ciclo 10. In che modo? Attraverso quel numero che fosse dimensionato in relazione al 10.
se noi calcoliamo le 24 ore che ci sono in un giorno, si vede bene che 24 non è un ciclo espresso in decine. Se andiamo a calcolare i numeri delle ore, vediamo bene che le ore in un giorno sono 1440. Quindi, in un certo senso, già le ore cominciano a essere dimensionate in decine, perché sono 144 volte 10. Ma non è una valutazione piena, perché il tempo avanza non con una sola linea di lunghezza, ma avanza con un fronte ideale 10x10. E a questo punto ha la linea così espressa esattamente in funzione del piano 100 del tempo. Quindi, per ottenere il quantitativo 100, bisognava dividere ancora i minuti primi in secondi, tanto che, divenendo 86.400, erano esattamente 100 nel piano, e quindi rispettavano il piano assoluto 10x10, di una quantità tempo perfetta che poi avanzasse. Di quanto? E poiché ci si riferiva al giorno, doveva avanzare esattamente quanto il numero 864. 864 volte il piano 10x10. E di conseguenza anche il minuto secondo rispettava in pieno il piano del 100. E definirono esattamente il secondo, esso pure in base, questa volta, al 10 elevato al quadrato, perché prima il metro era stato definito nel rispetto con la massa un quarto in base a 10 elevato a 10. Ora il tempo è dimensionato sulla base di 10x10 e vedete che sono gli stessi due valori, 10 e 10, che una volta si pongono come potenza della base 10 e la seconda volta si pongono come il piano costituito da 10x10. E metro e secondo sono organizzati in un modo perfetto. Se poi voi fate questa considerazione, immaginate una crescita numerica in sei dimensioni, ossia 1 più 2 più 3 più 4, ma non espressi così, in sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per ottenere questi quanti, voi dovete prendere la prima volta 6, 1, poi sommargli 5, 1, poi sommargli 4, 1, poi 3, 1, 1, 1 e 0. È in questo modo che voi avete il totale espresso da 1, 2, 3, 4, 5, 6, ossia 123.456. Questo è l'incremento numerico, come se il tempo fosse il computo 1, 2, 3, 4, 5, 6, poggiato sulle sei dimensioni che esistono e che sono i sei parametri del piano, del modello cartesiano del volume, davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, 6. E quindi su sei cifre l'avanzamento numerico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopodiché l'unità doveva essere posta in un volume espresso in linea tempo. E quando voi prendete un volume in forma cubica, questo volume è racchiuso tra 8 vertici collegati tra di loro da 12 segmenti.
E quindi le linee che chiudono un cubo sono 12. Quando esprimono tutta la realtà della massa, sono 12 volte 10.000. E quindi 12 volte 10.000 è 120.000, esatto. Quindi questo doveva essere il volume unitario di riferimento che valutava, togliendosi di mezzo, il resto del numero come il quanto di movimento del volume poggiato su 12 volte la dimensione 10 elevato a 4. E in tal modo rimaneva soltanto 3456 come la dimensione 4. E divisa per 4, 3456 fa esattamente 864, ossia quanto le centinaia comprese in secondi in un giorno. Vedete quindi che 864 volte in lunghezza il piano 100 non è altro che la crescita numerica 1, 2, 3, 4, 5, 6 che si subordina a un modello di riferimento unitario dato da 12 realtà 10.000 che, essendo unitarie, misurano solo il residuo, ossia il 3456 è come un quanto a quattro dimensioni, una sola delle quali è un quarto ed è esattamente quello stesso 864 che deriva se calcoliamo un giorno intero nel numero dei secondi. E vedete quindi che anche i secondi sono messi nel rapporto giusto a un incremento calcolato per cifre, che passi proprio da cifra a cifra, dalla prima alla seconda alla terza, come 1 passa a 2, passa a 3, passa a 4, passa a 5 e passa a 6. Quindi, una volta che arrivarono a definire il metro in relazione all'originario 10 elevato a 10, una volta che definirono il secondo in relazione a un piano 10 per 10, una volta che avevano definito in partenza la massa unitaria come un decimo di 10, ecco definite in modo perfetto, in base a tutta la dinamica intera di un giorno della Terra, espresso nel numero esatto dei minuti secondi, ecco definito esattamente metro, chilo e secondo nel più perfetto dei riferimenti al ciclo 10 della presenza. Una volta in linea come 10 miliardi, ossia 10 volte 10 elevato a 9, che sapete bene, 10 elevato a 9 sono tre gruppi di dimensioni per arrivare alla dimensione del miliardo, e ce ne sono 10, quindi 10 espresso in relazione a questo gruppo di 9 cifre rappresentava esattamente il quanto in cui il 10 si sposta poi e vale 10 elevato a 10, se è 10 volte 10 elevato a 9. Ecco, quando i fisici arrivarono a fissare questo e fissarono il metro, il chilo e il secondo, li fissarono in modo perfetto riferiti al modello basato sul 10, in modo assolutamente perfetto. E per definire in modo perfetto anche il peso, che fino adesso sfugge, perché fino adesso noi abbiamo definito la massa unitaria come un decimetro cubo. Il problema diveniva: un decimetro cubo di che cosa per determinare l'unità del peso?
e i fisici francesi fecero benissimo a dire che doveva essere un decimetro cubo di acqua nella massima densità di 4 gradi centigradi. Perché? Perché la dinamica dell'acqua, la cui formula è H2O, è legata alle due componenti, idrogeno, che compare come due atomi, ciascuno dei quali ha peso atomico 1, quindi abbiamo il peso atomico 2 dato dalla componente di idrogeno, mentre la componente di ossigeno è una che vale in un atomo solo, perché in H2O l'ossigeno è dato da O1, ossia un solo atomo di ossigeno, mentre H2 sono due atomi di idrogeno. Allora, i due atomi di idrogeno che sono espressi da H2 sono due pesi atomici. Il peso atomico dell'ossigeno è 16, il peso atomico totale della molecola di acqua è 18. Ora, i fisici fecero questo ragionamento. Se noi prendiamo come valore unitario quell'atomo che ha la massa unitaria e che è quindi l'atomo di idrogeno, e lo prendiamo proprio come riferimento unitario, qual è il riferimento unitario della massa totale dell'acqua riferita solo a uno dei due atomi di idrogeno? Presero il peso totale di massa, peso atomico, e visto che era 18 e erano due le quantità unitarie, divisero 18 per 2 e ottennero un peso di massa atomica 2 per 9 per ogni atomo di idrogeno che era unitario. Quindi il rapporto unitario era 9 a 1, era esattamente quello che esiste nel ciclo 10 tra una massa e quel 9 che è tutto il movimento della massa espresso in forma di energia cinetica. Quindi quando in una massa c'è la presenza un decimo e poi ci sono 9 decimi di energia cinetica, questi li ritroviamo espressi in peso atomico proprio nella molecola di acqua, perché 18 pesi atomici diviso 2 pesi atomici, quelli dell'idrogeno, sono 9 pesi atomici ognuno, 9 pesi atomici come energia di movimento che avevano quei due elettroni, quei due atomi che per legarsi a un solo atomo di idrogeno dovevano girare e inseguire tutti i possibili rapporti dinamici. E quindi il quantitativo 9 a 1 era lo stesso porsi dinamico 9 a 1 che esiste nel ciclo decimale. Quindi, data questa molecola che così bene ricalcava il valore 1 della massa, stavolta data in peso atomico, e il valore 10 complessivo dato dalla massa più la cinesi, ecco che arrivarono a capire che se riempivano un decimetro cubo di acqua avrebbero avuto lo stesso contenuto espresso dai numeri, e quindi i numeri erano rappresentati in modo analogo ed erano una sorta di vocabolario che consentisse di esprimere la massa
dell'acqua a 4 gradi centigradi in una pura forma geometrica di un decimetro cubo, perché il decimetro cubo rispettava quel rapporto dinamico che era contenuto in termini di massa dentro la molecola di acqua. Ed ecco quindi che quando i fisici fissarono il chilo come 10, come un decimetro cubo di acqua nel massimo contenuto di ammassamento, perché l'acqua a seconda della sua temperatura si espande, ma a 4 gradi centigradi esatti la massa è la più ammassata possibile e quindi quello doveva essere il valore giusto. E presero un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi, lo collocarono sul piatto della bilancia e sull'altra parte misero un elemento come il platino iridio che lo equivalesse in massa peso, in cui la forza che attraeva ciò era quella gravità terrestre che attrae in modo uguale ogni cosa. E quindi bilanciarono l'acqua, che è difficile da tenere sempre a 4 gradi centigradi come strumento di misurazione, con una barretta di platino iridio che aveva il peso dell'acqua. Ora, i fisici che perdono di vista che il metro, la sua lunghezza, che è conteggiata essendo il 40 milionesimo della sfera perfetta terrestre, espresso quella lunghezza lì, non dalla Terra, ma il contenuto di lunghezza trasferito a quanto ci mette il tempo per percorrerlo in un secondo. E quindi la velocità della luce in un secondo, che è molto stabile, percorre esattamente quella distanza lì. E quindi venne fuori che la definizione del metro è data da quanto spazio percorre la luce in un 299 milionesimo, eccetera. Perché? È perché quella lunghezza lì è proprio la lunghezza del metro che avevano calcolato. Non hanno rettificato questa lunghezza grazie alla velocità della luce, semplicemente l'hanno computata usando la luce e quindi è ancora quella originaria. Allo stesso modo, quando considerano la massa del platino iridio, essa è ancora un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi, anche se l'hanno riferita a qualcosa di più stabile che non risente delle variazioni di temperatura. E allo stesso modo, il minuto secondo è un valore che, come sapete bene, è indipendente, ma è perfetto, per come l'abbiamo visto, messo in relazione al ciclo intero di una rotazione terrestre, della massa terrestre intorno al suo asse, che duri esattamente 864 centinaia di secondi. Ecco, in questo modo, quando noi abbiamo metro, chilo, secondo, e ci sembra che siano cose che non hanno relazione in comune, invece ce l'hanno, ed è proprio il ciclo 10 cui tutte e tre sono state riferite, perché anche la molecola dell'acqua, se prendiamo un peso atomico e poi le 9 energie, fanno ancora 1 più 9 uguale 10, e di conseguenza il ciclo 10 di ciascuno è il riferimento ciclico perfetto sia del metro, sia del chilo, sia del secondo, e poi da questi furono ottenuti per derivazione anche tutti gli altri valori unitari dell'ampere, del grado Kelvin, della molecola, del valore di intensità unitaria della luce,
ossia di tutte e sette le unità della fisica, tutte dunque unità decime del loro ciclo 10 della presenza. Ecco dunque finalmente definita la presenza come un ciclo 10 di ogni unità di misura. E questo ciclo 10 diventa un quantitativo assoluto. Cosa significa assoluto? Significa che non dipende dai riferimenti unitari, che se è 10 metri, è 10 secondi, è 10 chili, è 10 ampere, è 10 Kelvin, gradi Kelvin, eccetera. Sempre 10 è il ciclo in linea. E dunque non ha bisogno di essere precisato. Perché quando noi esprimiamo 10 volte l'unità 1, è un 10 che è sempre quello riferito a ogni unità della fisica. E questo è proprio un valore assoluto, che una fisica, una volta che l'ha determinato e l'ha fissato, non lo ha più usato in modo colpevole. Perché, essendo una cosa accertata in modo perfetto, doveva essere usata per riscontrare e verificare la bontà di tutti i calcoli relativi, perché questo valore era un valore assoluto. Ora, se io uso questo 10 e non preciso che cosa sono, è perché sono tutte le unità. E quindi io non ho bisogno di precisare quale sia una, perché se è 10 metri è anche 10 secondi, è anche 10 chili, è anche 10 volte qualsiasi unità. E quando si arriva a capire che anche ogni unità di tipo spirituale giace nello stesso ciclo, si arriva a capire una cosa fondamentale che si pone come uguaglianza tra i cicli della realtà materiale e i cicli della realtà spirituale, tanto che l'unificazione porta a una perequazione della dinamica fisica e metafisica, quella che riguarda le quantità oggettive e quella che riguarda le quantità soggettive dell'animo, del pensiero. E solo quando noi abbiamo riferito nel modo esatto, al ciclo esatto di ciascuna di queste unità, ogni cosa, solo allora possiamo disattendere da che cosa misuri 10 e arrivare a dire 10 è il ciclo padre di ogni unità. Ed è proprio come è il 10 nella matematica, perché il 10 nella matematica è quel ciclo che poi determina tutti i numeri, in un modo uguale e contrario alla potenza di quel numero basato su 10. Ossia, quando io ho 10 elevato a 5, il che esprime il 10 che esiste 10 volte in relazione a se stesso, 5 volte 10 elevato a 5, abbiamo 5 volte 10 che si moltiplicano. Una volta è la presenza e 4 volte sono la relazione tra la presenza e la sua replica. 5 elevato a 5 sono dunque 5 volte in cui la base 10, sempre essa, è in atto con se stessa. Quindi non ha nessun'altra preesistenza tranne che il 10 in sé. È un valore assoluto, iniziale, che sta all'origine di ogni numero, quando il 5 deriva da queste 5 volte in cui è attivo il 10. E deriva in quel modo uguale e contrario
alla potenza basata sul 10, che è il logaritmo decimale di quella potenza. Infatti il logaritmo di 10 elevato a 5 determina il 5, avendo fatto fuori la base 10. Quindi è proprio quel valore uguale e contrario alla potenza di 10 elevato a 5 che la toglie di mezzo, la annichilisce e lascia in piedi solo le 5 volte. E quando noi arriviamo poi a capire che i quanti della natura, per esempio il quanto 5, che cos'è il quanto 5? È il ciclo dinamico 5 di ogni cosa, e quindi è un quanto che si riferisce ad ogni cosa e è dato sempre da quel 10 che esiste 5 volte. Quando arriviamo a capire che 10 è il padre che è in atto 5 volte e determina il quanto 5, riusciamo a trovare un qualcosa su cui si basano come una origine vera quelle 5 quantità che la fisica dice sono quantità che esistono di per sé. No, non esistono di per sé, perché c'è un quanto che è il ciclo 10 della presenza, che è presente 5 volte, e grazie alla presenza 5 volte del ciclo 10, visto però in quel modo che toglie di mezzo quella presenza, che noi a partire dalla presenza 5 volte del numero 10 scendiamo solo alle 5 volte in cui questo padre esiste e sparisce, perché noi vediamo nel 5 solo il figlio di questo padre, avendo fatto fuori il padre grazie al logaritmo di 10 elevato a 5. Quindi, se avete la capacità di seguire tutti i miei ragionamenti, capirete che 10 non è un valore così virtuale, numerico, ma è stato proprio collocato come il padre di ogni unità anche in fisica, nel preciso momento in cui ogni unità della fisica è stata determinata sulla base del valore decimo espresso nel ciclo di ciascuna. Quindi tutti coloro che mi accusano e accusano la fisica moderna di fare della numerologia fanno questa accusa solo perché non hanno capito tutto quello che io vi ho spiegato in modo esaurientissimo in questo video. E chi me lo chiede, perché è andato a guardarsi un video in cui io applico questa cosa e non la posso spiegare, se no dovrei ogni volta metterci questo cappello davanti alle altre cose che devo dire. E quanto dovrebbero durare i miei video? Se ogni volta che io uso il ciclo 10 devo fargli anteporre tutta questa chiacchierata che è durata un bel po' di minuti. Io spero e mi auguro che chi veda i miei video segua un ordinato avanzamento, e se costui invece di cominciare dal principio becca un video che viene, non so, come il quarto grado di approfondimento e gli mancano le basi, gli manca la base di questo video qui, e mi pone ancora questa osservazione: tu stai usando il 10 e stai facendo della numerologia, ma il 10 è un puro valore che noi abbiamo idealizzato e che non significa niente, che ci posso fare io se voi, quando leggete un libro, invece di cominciare dalla pagina 1, cominciate a pagina 50 e vi ritrovate delle cose che sono sviluppate da pagina 1, ma voi avete la pretesa di poter cominciare da pagina 50 e tutte le cose che io vi ho spiegato in quelle prime 50 pagine e non le sapete, siete lì che mi accusate, mentre invece dovreste accusare solo voi e la vostra impaziente presunzione
di poter intervenire immediatamente sul pensiero di uno, così, semplicemente perché, avendo definito prima alcune cose e ora ne sta traendo le conclusioni, le derivazioni, non può ogni volta dimostrarvi le fondamenta, perché se io come architetto sto sempre lì a costruire le fondamenta, non faccio mai il palazzo, io voglio arrivare a costruire il palazzo, quindi in questo video io esprimo e definisco e spiego il fondamento. Negli altri piani io abbandono questo edificio di cui ho spiegato i fondamenti razionali. Ma se voi arrivati al quinto piano pretendete che, sentendovi parlare dei miei fondamenti che non ci sono e che quindi io mi reggo così sulle nuvole e non su una base veramente razionale, chi sta sbagliando siete voi. Non ci posso fare niente io. Se voi andate ad esaminare il pensiero di un altro partendo da un certo punto delle sue riflessioni, se intendete poter cominciare così a esaminare un pensiero che si è sviluppato per ordine a partire dalla sua metà, siete persone presuntuose che credete immediatamente di poter capire senza le basi e le ragioni che vi possano far capire. È una sopravvalutazione di voi stessi che poi si traduce in un giudizio negativo su di me, che è veramente quanto di più ingiusto e sbagliato possa esistere. E vi porta perfino a dire: Amodeo, tu non conosci la fisica, perché la fisica si poggia su altre cose. Ecco, mi fermo qui. Ancora una volta io vi ho espresso i fondamenti, ma questo video è la replica di tanti altri video in cui io vi ho spiegato i fondamenti. Ma essendo molti i miei video e a quanto pare non siete agevolati nel trovare l'ordine che dovreste seguire per poter seguire interamente in modo ordinato il mio ragionamento, ecco, ve lo riporto ancora una volta con pazienza e ve lo metto un'altra volta qui, in questo punto, proprio nel bel mezzo di tutte le spiegazioni che io vi sto facendo come il nome della fisica modea, perché è fondamentale questo ciclo. È da questo ciclo che io poi faccio discendere, essendo un ciclo vero e assoluto, tutte le verità relative, tutte quelle che portano poi a dare numero e quantità di algoritmi a quelle esistenze di relazioni che l'uomo poi concepisce nelle diverse forme della massa, del tempo, dello spazio, eccetera. Ma quando noi arriviamo a vedere massa, tempo, spazio, eccetera, noi abbiamo già superato i fondamenti e siamo già lì al primo piano. La fisica che parte da queste unità è senza quei fondamenti che sto mettendo io. E dunque la fisica modea è molto più fondamentale di quella che voi leggete sui libri, che parte da unità credute esistere per conto loro, con una realtà in cui il tempo esiste come una cosa in sé, lo spazio esiste come una cosa in sé e tutte queste cose esistono come cose in sé e non come idee della nostra mente. Perché in effetti sono idee della nostra mente allo stesso modo dei colori, dei sapori, della luce. La luce è una percezione di tipo formale, formalizzata come luce, dalla mente umana. Il colore non esiste in natura, il colore è un prodotto della divina capacità della mente umana di inventarselo il colore. Ed è la mente umana quella che
crea l'immagine di un rosso, di un giallo, di un verde, colori che esistono solo come simboli di tipo coloristico inventato dalla nostra ragione, quella non del bambinello, quella fondamentale del nostro io originario. Ecco, se la fisica ha già capito che vedendo luci e colori non sono cose in sé, se non algoritmi, frequenze, la fisica che lo ha capito non ha ancora capito che anche la massa, il tempo e lo spazio sono algoritmi, sono frequenze, che questa volta esistono nel ciclo 10, proprio per come furono definite all'origine. Bene, speriamo che questo video tolga molti dubbi a chi, avendo cominciato dalla pagina 50 di questo ideale libro, mi dice: ma cos'è sto numero 10? Spiegalo in parole povere. E pretenderebbero in parole povere che io glielo spiegassi, ma per spiegargli come il metro segua il ciclo 10, avendo avuto origine da un quanto dato da 10 elevato a 10, e come il tempo segua il ciclo 10 a partire dal piano 10x10, e come la massa segua un decimo, proprio nel contenuto di quel 10 che esiste all'interno di peso atomico, che mette insieme un peso atomico e 9 cinetiche, quantità, parti del ciclo 10 anche quello. Io non posso esprimere in due parole questi concetti, perché per esprimerli bene devo ogni volta usare tutte le parole senza saltarne nessuna che ho usato proprio in questo video. E invece c'è la pretesa: spiegami in due parole cosa è questo ciclo 10. Non si può usare due parole, perché se fosse così semplice i fisici lo avrebbero già capito e avvalorato. Se non gli hanno dato valore, se non nel momento iniziale in cui lo posero e non lo hanno più applicato, è perché essi pure credono che sia un puro strumento che poteva essere sostituito da un altro strumento, perché il 10 è stato ottenuto dal fatto che noi avevamo 10 dita e quindi era facile contare 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10 avendo a disposizione due mani con 5 dita. Sì, questo è vero, ma la ragione del ciclo 10 sta proprio nella lettura uguale e contraria di 1, 0, 1 che è ribaltato in 10. E se voi dite questo modo di ribaltare non è vero, 0, 1, ossia 0,1, non è forse un decimo? 0,1? E 10 non è nel suo contrario il valore opposto al decimo, essendo 10 unità? Ebbene, soltanto questo è giusto, il resto è arbitrario. Ricevo questa osservazione di Salvo Riso di 2 settimane fa. Non l'avevo vista, rispondo con un po' di ritardo, pazienza. Mi dice: Romano Amodeo, scusa, ma ti rendi conto di quello che dici? Si vede subito che non hai le basi fisiche, matematiche e logiche. Secondo lui si vede subito. Io ho preparato un testo scritto nel quale dimostro queste basi, vediamo un po' se riesco a farvele vedere. Riduciamo un po' qui, così. Ecco, vediamo un po', discutiamo. L'accusa
assolutamente insensata è stata: si vede subito che non hai le basi fisiche, matematiche e logiche. Vediamo se è vero. Base logica. La base logica è questa. Quando la fisica fissa delle definizioni iniziali, usa la logica solamente chi se ne ricorda. Invece è illogico chi se ne dimentica. Io tengo conto che metro e chilo furono definiti come decimi del loro ciclo, definito 10, e dunque premessa indiscutibile e sempre da doversi considerare, altrimenti non si usa la logica. Quindi io, considerando il ciclo 10 a base del fenomeno, uso la logica. Vediamo se uso la base matematica. Un quarto di meridiano terrestre fu considerato degnamente rappresentato da 10 elevato a 10, valore unitario per eccellenza, quando si imposta il ciclo 10, decimetri cubi di acqua a 4 gradi centigradi. Questi sono i campioni definiti nella massa. Che poi questo peso sia stato trasferito a una barretta di platino iridio perché l'acqua varia il volume e la densità al variare della temperatura, e quindi sarebbe stato troppo complicato usare ogni volta un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi, si prese la massa, su una bilancia la si pose e sull'altro piatto della bilancia, usando la forza terrestre per bilanciare le due masse, si pose platino iridio, che fu collocato come campione del peso sulla base di un decimetro cubo di acqua. Vedi, caro amico, io non sono illogico se, riferendomi al campione della massa del chilo, tengo presente il decimetro cubo da cui il campione fu definito, il decimetro cubo, e non quella barretta di platino iridio che per comodità fu assunta come campione della massa, semplicemente perché fotografava in un modo preciso la massa contenuta in un decimetro cubo di acqua. Massa perfetta. Per quale motivo? Perché una delle basi della relatività è che la dinamica della massa è energia messa in movimento. L'energia è la capacità di produrre lavoro quando c'è il tempo per produrlo, ossia quando l'acqua di un bacino idroelettrico che sta ferma e ha una certa quota, quindi ha una certa energia potenziale, diventa massa in movimento, in grado di produrre lavoro, perché l'acqua cade. Appena quest'acqua si mette in movimento e cade, ha la capacità, grazie alla velocità assunta dalla massa, di produrre lavoro. La forza, infatti, è una certa velocità di un chilogrammo, quello che gli fa muovere un metro in un secondo. Ecco la velocità pari alla forza che ha la massa. Forza che ha la massa, perché la massa non è la forza della massa, è chiaro. Ora, per misurare proprio la lunghezza della Terra,
un meridiano terrestre della Terra, e in un certo senso misurarlo con il campione della massa, fu presa una sequenza di decimetri cubi di acqua e affiancati uno dopo l'altro determinarono una lunghezza di 40 miliardi di decimetri cubi affiancati. Tanti furono considerati perché 10 elevato a 10 decimetri cubi ha nella potenza 10 elevato a 10 il valore di 10 miliardi di unità, e quindi sono 10 miliardi di unità date da una lunghezza di un decimetro per un'area di un decimetro quadrato, e quindi lunghezza equivalente al volume. Come decima del suo ciclo, dunque, se infatti si pone la massa in linea come decima del suo ciclo, che sarà chiamato metro, i metri saranno determinati praticamente creando un meridiano composto tutto da decimetri cubici, e saranno 40 miliardi di decimetri cubi affiancati, pari anche a 4 per 10 elevato a 10 decimetri lineari, avendo un decimetro quadrato di area, che sono 4 per 10 elevato a 9 metri. Ma io non desumerò il metro da un meridiano avente questa lunghezza. Perché? Perché sono certo metri 4 miliardi di metri e non 40, ma non sono metri cubi, sono decimetri cubi, e invece occorrono metri cubi per avere un meridiano fatto in metri cubi spaziali. Quindi bisogna partire dal volume espresso da 40 miliardi di decimetri cubi. Poi fare che cosa? Questa cubatura della massa unitaria, per essere espressa in metri cubi, deve essere divisa per 1000, perché in un metro cubo sono contenuti 1000 decimetri cubi, tanto che 40 miliardi di decimetri cubi sono uguali a 40 milioni di metri cubi. Il miliardo si divide per 1000 e diventa milione. Quindi 40 miliardi di decimetri cubi affiancati, proprio come una misurazione presa usando il decimetro cubo, il campione del peso. E fu calcolata la lunghezza in campioni del peso del meridiano terrestre. Era un volume di 40 milioni di metri cubi. È a questo punto che si possono affiancare i metri cubi. Affiancando allora 40 milioni di metri cubi, il meridiano espresso in lunghezza di metri deve essere fatto da 40 milioni di metri, e sono metri di lunghezza pari al volume che ha il decimetro cubo quando è lì a comporre interamente la lunghezza del meridiano terrestre. Allora, di questi 40 milioni di metri, un quarto sarà considerato lunghezza in tempo, perché le dimensioni dello spazio in linea sono t per il tempo, e poi c'è le tre dimensioni dello spazio. 3 più 1, 4 sono tutti in linea, e messi tutti in linea chiudono la massa della Terra in una linea che è spazio-temporale. È in funzione di tempo per un quarto, pari a tutta la variazione trigonometrica che esiste, solo in 90 gradi. Gli altri quadranti, il secondo, il terzo e il quarto,
sono replica del primo quadrante cambiando solo i segni. Quindi il tempo della variazione trigonometrica è data solo da 90 gradi, quindi da un quarto di angolo giro, e un quarto di angolo giro è il tempo, mentre tre quarti sono la lunghezza in spazio. Pertanto, la lunghezza presente, perché è la presenza della Terra questa, che rappresenta lo spazio presente, è data da 30 milioni di metri, che sono però anche metri cubi presenti, perché sono sequenza di metri cubi affiancati. Quando è così, la lunghezza dei metri ha lo stesso numero della quantità di metri cubi. Ora, poiché una delle impostazioni generali è che ogni unità è sempre contenuta nel ciclo di 10 unità, chi è logico e continua a essere logico ne tiene conto, chi non ne tiene conto è illogico, ma io sono logico perché ne tengo conto. Essi saranno per definizione una unità decima, quella della presenza unitaria, del ciclo 10 di questa presenza. Dunque il ciclo sarà dato da 10 volte 30 milioni, e 10 volte 30 milioni sono 300 milioni in linea, come la lunghezza di 300 milioni di metri cubi affiancati. L'uso della matematica nei suoi fondamenti è considerato da me e non da Einstein, che quando misura realmente i metri che arrivano nella giusta unità di un secondo, accetta che siano solo 299.792.458 e non tutti, dimenticandosi che la parte mancante è finita a tempo di quella multipla posta a numeratore. Infatti, la velocità del treno delle onde è calcolata tutta quanta in metri. E quanti sono questi metri? Vediamoli. Abbiamo 299.792.458 metri che arrivano in un secondo, e quelli che si mettono sopra sono il totale, ossia quei 300 milioni di metri cubi che sono il dato di partenza. Io non me lo dimentico perché io sono logico. Chi se ne dimentica non è logico, perché la logica parte da qui. Questo qui è il dato di partenza, il ciclo 10 di 30 milioni di metri, che sono tutti i metri cubi considerati come spazio. Ora, 300 milioni meno quelli che sono finiti nel numeratore sono quelli che sono finiti nel denominatore, e facendo la differenza per vedere quanti sono, eccoli qua, 207.542 metri. Quindi noi abbiamo che la quantità totale dei 300 milioni di metri cubi per una lunghezza di 300 milioni di metri pari al ciclo 10 della presenza di 30 milioni di metri, eccolo qua il ciclo intero, è diviso in una parte che si mette a numeratore e una parte che si mette a denominatore, esprimendo in tal modo una velocità relativa interna ai 300 milioni di metri cubi. È chiaro che se vogliamo fare la riduzione unitaria del denominatore, dobbiamo provvedere al prodotto. 299.792.458 diviso per 207.542
determina 1444 e questo è il numero esatto. A1. Cosa sono questi? Sono 1444 metri trasportati da ogni metro e il gruppo che abbiamo qui sotto rivela la lunghezza, ma in sostanza abbiamo 1444 carrozze in questo treno. 1444 carrozze intere portano ciascuna 207.542 metri, ma le carrozze sono in numero di 1444 e rotti. E qua abbiamo l'unità del treno, è un treno unitario composto di 1444 carrozze. Vediamo la base fisica che io non avrei. Osserviamo in sostanza un treno composto da 1444 carrozze intere. Ciascuna di esse porta 207.542 metri. Infatti, moltiplicando il numero delle carrozze per i metri, 207.542 portati da ogni carrozza, il numero che si ottiene è uguale a 299.792.000 e abbiamo il rapporto 1 a 1. E in questo modo abbiamo trasportato il tutto. Tanto per far vedere come le cose funzionano in modo analogo, quando abbiamo masse a cui ci stiamo riferendo, ed è la massa della Terra, quando consideriamo la rotazione intera della massa della Terra, il suo corpo che ruota interamente in un giorno, analogamente, in un giorno di rotazione della massa terrestre, abbiamo 1440 carrozze, anche qui, equivalenti ai minuti primi che occorrono a fare una intera giornata. Infatti, con un secondo noi non facciamo un'intera giornata. Con il ciclo intero di un secondo noi otteniamo un minuto primo, e questo minuto primo deve esistere in quantità di 1440 carrozze per arrivare a tutta la durata di un giorno. Quindi diciamo, e continuiamo a leggere, ma poi ogni 4 anni occorrerà aggiungere un giorno, perché nella dimensione lineare della luce qui avevamo 1444 e non 1440, e questi 4 da aggiungere sono un giorno da aggiungere ogni 4 anni. Con questa cosa si aggiungerà troppo, perché bisognava aspettare 4,4 anni e non 4. Visto che ogni 4 anni noi aggiungiamo un giorno, ogni 157 anni occorrerà togliere un giorno per riuscire ad esprimere lo stesso 1444,490551310 della luce fino alla dimensione unitaria dell'atomo. Ecco, occorre tutto questo tempo perché il fenomeno che riguarda la Terra riguarda rotazioni interne a altre rotazioni. Mentre il giorno gira, sta girando nello stesso tempo anche dentro un anno, e l'anno del Sole, con il Sole stesso, sta girando a sua volta intorno a un altro punto improprio di rotazione della galassia. Infatti, il ciclo intero di un secondo raggiunge solo un minuto primo,
e non raggiunge l'intero giorno della rotazione di tutta la massa. Però noi tutta la massa la esprimiamo trasportata in un secondo. In un secondo portiamo tutto il ciclo solo a un minuto primo. Perché? Ah, perché in linea un secondo è interno al ciclo 10. Occorrono però 6 di questi, uno per ogni verso del sistema a 3 dimensioni dello spazio. Quando facciamo 10 più 10 più 10 più 10 6 volte, il gruppo di 10 secondi ha completato tutto il suo ciclo in 60 secondi e ha formato un minuto primo. Ma come accade nella luce, occorrerà una carrozza, occorrerà un treno che comprenda 1444 carrozze e rotti. Non le potremo avere, visto che siamo all'interno di rotazioni interne ad altre rotazioni tutte insieme. Le avremo poco a poco nel tempo, mentre invece la luce, che avanza tutta in linea, ce le ha presenti tutte simultaneamente, e abbiamo esattamente 1444 carrozze più questi strapuntini, chiamiamoli così. E questo è il valore perfetto. Ora, come occorre un treno di minuti primi, allo stesso modo occorre tutto un treno di carrozze date dal ciclo intero dei minuti secondi. Questo è il ragionare in fisica, caro amico, tenendo conto dei suoi principi basilari. La velocità assoluta, posta uno a uno su una linea, è soltanto 3 a 1 su 3 linee. E non è mai 2,99 e rotti. Riesce a essere solo 2,99 e rotti perché non si tiene conto della quantità che finisce come tempo al di sotto di un rapporto che ha una quantità messa nel numeratore e una quantità messa sotto nel denominatore. Per questo motivo, quando noi abbiamo il ciclo 10 e lo vogliamo misurare e non abbiamo altro, non possiamo ricorrere ad altro che a un suo decimo. E tolto un decimo dal 10, restano 9 decimi e noi potremo misurare solo 9 decimi, ma la torta è fatta di 10 decimi, perché è intera la torta, è 10 decimi. Se noi la misurassimo unitariamente con un decimo e credessimo che è solo i 9 decimi che ci risultano, non stiamo raccontando la verità, perché stiamo trascurando proprio quella porzione di torta che abbiamo messo nel denominatore. Dunque, come vedi, amico mio, chi in questa storia non tiene conto dei fondamenti sei tu, ma hai il coraggio di dirmi: Romano Amodeo, scusa, ma ti rendi conto di quello che dici? Si vede subito che non hai le basi fisiche, matematiche e logiche. E io ti ho dimostrato che è logico chi tiene sempre conto di quali sono i punti di partenza. E allora usa la logica, perché parte tenendo conto di tutto. Usa la matematica perché con la matematica arriva a definire esattamente cosa sia il problema matematico. E fisica, quando è in grado, e io lo sono e te l'ho dimostrato, di far capire che cosa succede quando una massa non è libera di viaggiare, ma è accorpata tutta nella Terra e gira. E allora, come misurandola in minuti secondi, occorrono 1440 minuti primi, che sono tutto il ciclo del minuto secondo,
per fare un giorno intero? Allo stesso modo, per fare quei 299.792.000 della Terra, occorrono anche lì 1.444 carrozze, ciascuna delle quali porta il suo minimo contenuto di 207.542 metri. Questo significa fare vera fisica, usare veramente la matematica e la logica. Tu metti qua però due bei punti e mi dici, a dimostrazione che mi mancano le basi fisiche, matematiche e logiche, vediamo questa dimostrazione. 1. Il lavoro di Einstein è tratto dai precedenti lavori sul principio di relatività. Poincaré e Lorentz su tutti. Voglio dire, è un lavoro elaborato in 15 anni da più scienziati, bravi. Avete commesso tutti quanti l'errore di non avere considerato nella velocità che un rapporto tra due enti che hanno energia tutti e due, l'energia del tempo, che è un treno. Voi avete calcolato soltanto ciò che il treno veicola, dicendo che passa in un secondo sto treno, e avete calcolato solo quello che è portato dal treno e non il treno. Bravi, siete proprio bravi, avete usato dei sistemi molto elaborati per arrivare a capire e non avete capito la cosa fondamentale, che tempo e spazio sono la stessa cosa. Ma quando una quantità di spazio si mette a denominatore, allora assume il valore di tempo e bisogna essere capaci, cari fisici, di sapere quel tempo che è stato messo a denominatore quanto porti via di spazio al numeratore. Ma per fare questo bisogna partire conoscendo quale sia il totale, e voi non lo sapete, ve l'ho detto io quant'è il totale, sono 300 milioni di metri in linea, che sono anche metri cubi, e che partendo devono arrivare, ma non arrivano velocemente, istantaneamente, ci mettono tempo. E allora la formula è uguale a mc2, che è il secondo punto fatto qua, era già stata trovata prima di Einstein. Non me ne frega proprio niente che l'abbiano trovata, non l'abbiano trovata, eccetera. Io sostengo, ed ho ragione, che solo quando C è 3, allora è vera, altrimenti non è tutta l'energia, è solo l'energia disponibile. Qual è questa differenza tra energia disponibile e no? Ti faccio l'esempio del conto corrente. Tutta l'energia sono i soldi che ti stanno accreditando da tutte le parti, ma finché non arrivano sul conto corrente e tu chiedi il saldo e chiedi di disporre di quanto è già in viaggio verso di te, tu dici sì, sono miei, ma non sono ancora arrivati, e quindi io sulla Terra c'ho solo il calore che è arrivato dal Sole, quello che è in viaggio non è ancora arrivato. Però questo è un saldo non totale, è un saldo disponibile, perché è un saldo reale, e nella realtà lenta arriva solo quello che arriva, ma non è tutto. Quando si va a calcolare tutta l'energia bisogna calcolare anche quella che è già in viaggio, perché è stata già accreditata sul tuo conto corrente, non è ancora arrivata, però è tua, è partita, e quando arriva tutta, è tutta, non è che arriva solo un po'. Se ti arriva un treno, e il treno a te non serve, perché il treno serve solo a trasportare, è chiaro che tu non usi quello che il treno trasporta, ma solo quello che il treno trasporta, è chiaro.
Ma se vuoi calcolare l'energia, l'energia più importante è proprio quella del treno che ti trasporta, è l'energia del tempo che ti trasporta. E guarda caso è trascurata proprio l'energia più importante, quella del treno. E sono calcolati solo quelli che il treno porta. Quello che il treno porta è la parte meno importante, perché la parte più importante è proprio la funzione esercitata dal tempo, che è il veicolo che ti porta avanti i metri. In questo caso, il veicolo, che è l'energia vera che ti porta avanti i metri, non è computata, sono computati soltanto i metri portati e sono chiamati energia. No, l'energia è soprattutto del treno. E se tu credi che, poiché un treno ti trasporta dei materiali che arrivano solo loro, i materiali, l'energia che viaggi sia quella dei materiali, e guarda che ti sbagli, è l'energia del treno che te li porta. È certo che tu avrai la disponibilità solo dei materiali, ma il vettore è il tempo. Andiamo al terzo punto. Al minuto 1:15 dici, quando abbiamo l'unità dell'energia di un joule e la massa di un chilogrammo, si capisce subito che non hai un minimo di base logica. L'equazione descrive la dipendenza della massa dell'energia. Detta grossolanamente, quando abbiamo una massa di un chilo, non si ha l'energia di un joule. Vorrei vedere che si avesse l'energia di un joule. Ma il chilo è alla base di questa energia qui. Perché se non ci fosse massa, te la sogni l'energia. È la massa che è la parte forte che ti determina l'energia, muovendosi. Perché se si muove zero, non hai nessuna energia. Perché il movimento da solo, di niente, non è l'energia di niente. E invece, al centro dell'energia, c'è il chilo, nel suo moto accelerato. Ma l'energia, nella forza, che cos'è? È la forza che produce accelerazione. E allora diventa unità dell'energia, l'unità dell'accelerazione, e a questo punto abbiamo il valore del joule. Post scriptum. Qua è la cosa più. È grazie a MC2 che il GPS funziona. Se la formula fosse sbagliata, non funzionerebbe. E intendiamoci, la formula non è sbagliata se si considera che questa qui è soltanto l'energia disponibile, ossia quella che il treno porta. Ti trasporta cavoli? Ecco, hai l'energia dei cavoli e non del treno. Non puoi dire che è tutta l'energia, solo i cavoli che ti arrivano. E questo dice Einstein, che l'energia totale di un treno, compreso il suo trasporto, è dato solo dai cocomeri che il treno porta, quando invece l'energia è proprio quella del treno che ti fa il trasporto. È questione di intendersi. Certo che noi non ci mangeremo mai il treno, ma ci mangeremo i cavoli, i carciofi e tutto quello che il treno porta. E una delle conseguenze che sono portate è il GPS. Ma una cosa, ripeto, è l'energia trasportata. Un'altra cosa è l'energia totale, che comprende il numeratore, che è quanto è trasportato, e il denominatore, che è quanto lo trasporta in modo unitario, poi quando si fa la divisione. Perché nel caso che abbiamo visto noi, quando andiamo a fare la divisione tra la parte che arriva, che è trasportata, e la parte che trasporta, le 1444 carrozze che trasportano non sono contate, però ci sono e bisogna considerarle. È certo che non le smontiamo, non le usiamo. Perché?
è perché noi usiamo solo quello che il treno trasporta. Ma qui il conto è dell'energia. Se vogliamo essere puri e sapere se la formula è perfetta per come è intesa, tutta l'energia della massa non è questa. Lo sarebbe se ci fosse 3. Allora sì, sarebbe tutta l'energia. Perché? Perché il rapporto, quando noi usiamo un chilo, è quello espresso e contenuto da quanto dà il peso a un decimetro cubo di cose. Quale cosa dà il peso di un chilo? Quando ne prendiamo un decimetro cubo, è la molecola di acqua. Il rapporto energia fratto massa, che è ottenuto da qui se si prende la massa e se la portiamo dall'altra parte, è data da un'energia uguale al peso atomico di 2 atomi di idrogeno e 16 pesi atomici di un atomo di ossigeno, 16 più 2, 18, quindi l'energia in movimento è 18 e riguarda due vettori che esistono qui, unitari, che sono le due particelle di idrogeno, le quali, mettendosi sotto, poiché sono due pesi atomici, quando facciamo il calcolo su un peso atomico solo, dobbiamo fare 18 diviso 2 e viene esattamente il rapporto 9 a 1. Ora, se quello che dà il peso, caro Salvo Riso, se quello che dà il peso è fratto M e riguarda l'acqua, C2 deve essere 9 a 1. Perché? Usiamo la molecola di acqua per determinare il rapporto tra l'energia atomica e la massa atomica. Usiamo l'acqua e l'acqua, ripeto, ha una energia dinamica pari al peso atomico di 18, riguarda due unità atomiche e ogni unità atomica ha un 9 di energia di movimento e il rapporto unitario E su M è 9 a 1, quindi C2 deve essere 9 a 1. La vuoi esprimere come 90, 900, 9 milioni? Non cambia niente, cambia solo la scala, ma non potrai mai avere che un 9, che può essere 90, 900, 9 milioni, 9 miliardi, diventi 8,987555, quello che vuoi tu. No, a meno che tu non stai trascurando qualcosa. E che cosa stai trascurando qui? Proprio il vettore, proprio la massima energia che esiste, l'energia di un secondo. Poi abbiamo visto che un secondo, in tutto il suo ciclo, arriva semplicemente a riempire il tempo di un minuto primo. E quindi una carrozza costruita con un minuto secondo non basta per un giorno, ci vogliono 1440 carrozze. Allo stesso modo accade nella luce quando scorre in linea. E conclude il mio amico qui, e studia un po' di matematica prima di avventurarti in assurdità. Io dico a lui, studiati un po' bene le cose che commenti prima di dire assurdità, perché le assurdità qui le hai dette solo tu. Io no, ti ho dimostrato che quando dici si vede subito che non hai le basi fisiche, matematiche e logiche, io te le ho dimostrate le basi, io ce le ho e le uso, gli altri no. Non le vuoi ancora capire quali sono? Te le faccio vedere ste basi un'altra volta, quelle logiche.
Base logica. Quando la fisica fissa delle definizioni iniziali, usa la logica solamente chi se ne ricorda, mentre invece è il logico chi se ne dimentica. Base matematica ti porta a riconoscere esattamente quanto spazio devi considerare quando è il ciclo totale 10 della presenza. Sono 300 milioni di metri cubi che occupano una lunghezza di 300 milioni di metri. Partono, però si scompongono come una parte sopra e una parte sotto perché assumono velocità relativa. La velocità relativa la puoi fare solo prendendo una parte di uno e mettendola sotto l'altro. Infine, la base fisica te l'ho dimostrata facendoti vedere qual è la differenza quando noi abbiamo una massa come quella terrestre costretta ad avere una rotazione propria, una rotazione impropria e altre rotazioni ancora. Allora si presenta gradualmente e nella presenza non si presenta tutto insieme in questo valore qui, perché l'unità presente è data sempre dalle decine e quindi si presenta esattamente, unitariamente, in 144 decine e sono esattamente queste, vedi? Il resto si presenta nelle rotazioni più ampie attorno a altri punti di rotazione, perché è una rotazione che è interna a un'altra rotazione, che è interna ancora a un'altra rotazione. E allora a mano che entrano in ballo le rotazioni più estese che durano e che impegnano più tempo per fare un giro intero, allora arrivano e entrano in atto poco alla volta tutti questi valori qui. Questo significa usare la fisica. Usare invece il sistema che usi tu è soltanto fare mostra di chi pretende di sapere e si permette di fronteggiare i risultati di una vita di studio con la fulminea capacità di capire. Si vede subito che non hai le basi fisiche, matematiche e logiche. Io concludo, si vede subito che sei un cattivo giudice.